Quarta corsa, cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio in 8 al via, 1 Esso Jet, 2 Eva Kent F, 3 Elodie Stecca, 4 Ermanno Jet, 5 Eta Beta Spritz, 6 Elon Musk Jet, seconda linea, 7 Helmut, 8 Enola Gate TR. Helmut il favorito, Manuel Pistone in sediolo, numero 7 dello schieramento, alternative principali. Da Esso Jet a Elodie Stecca, da Eta Beta Spritz a Elon Musk Jet. Intanto macchina che accelera. Partiti con la velocità iniziale di Eta Beta Spritz, a cui cerca di opporsi Elodie Stecca. E sbaglia Eta Beta Spritz, Elodie Stecca va su Esso Jet che ha conquistato. Numero 5, Eta Beta Spritz, squalificato. Insiste Elodie Stecca, ma Esso Jet intende correre al comando, respinge l'avversaria, quindi 14-2 per i primi 200 con Esso e Elodie Stecca alle prese. Insiste ancora Elodie Stecca finché dopo 400 metri ottiene il via libera, ma a prezzo di 27-9. Corsa quindi combattutissima nella prima fase di gara e allora ne approfitta. Numero 4, Ermanno Jet, squalificato. Al sterno e progredire, dopo 700 metri di gara si avvicina alla testa e si trascina il favorito Helmut. Elon Musk Jet raggiunge il sediolo di Esso Jet dopo un giro in 58,8. In corda seguono poi Eva Kent F e Enola Gate TR. Intanto se ne va anche il chilometro iniziale con Esso Jet in vantaggio. Elon Musk che attacca dopo un chilometro in 1.14.3, ha in scia Helmut, alla corda è sempre Esso Jet, mentre Elodie cerca di mantenere il vantaggio su Elon Musk che insiste a 400 dalla conclusione. Il parziale ora in 14.6, la mossa in terza ruota di Helmut, lo scatto di Helmut che sembra avere altre energie rispetto ai rivali. Helmut in poche battute raggiunge e supera Elon Musk Jet, si porta su Elodie Stecca per attaccare a 150 dalla conclusione e prendere vantaggio ai 100 finali per staccare nelle battute conclusive. Helmut vince nettamente, secondo posto per Elodie Stecca, al terzo Esso Jet, 1.13.9 il ragguaglio conclusivo, 29.2 per la chiusa. Il successo per il favorito Helmut, giocato davvero a tutte le quote, chiuso nettamente favorito, praticamente l'unico giocato della corsa, Helmut con Manuel Pistone in sediolo e al training per contro della scuderia Ma-Ro-Da.